Giovanni Menadese Chamberlain, siamo tornati su Doom. C'è voluto un bel po', perché voi vedete i video ogni settimana, ma la verità è che dall'ultima volta che ho registrato sono passato quasi un mese, quindi direi che abbiamo tanta di quella roba da recuperare che proprio non ne avete idea. Anzi, come sempre, facciamoci un attimino di background. Si è aperto la strada attraverso gli inferi fino a trovare il nucleo dei Titani, un portale che ti porterà un passo più vicino al crogiolo, giusto? Alla sconfitta delle forze infernali, ok. Devi andare a guardare le crogiole e recuperare ciò che ti appartiene. Insomma, la solita grandissima passeggiata. Crogiolo, appunto. Quasi mi mancava tutto questo. Così come mi mancava... Oh, che bello. Dicevo, così come mi mancava anche recuperare tutti i vari punticini che mi servono per potenziare le armi. Torno subito. 2 hours later. Ok, fatto. Allora, cosa abbiamo qui? Due porte. La porta con due schede, quindi questo sarà il nostro hub per ora. Dovremo andare e tornare un bel po' di volte. Sto vedendo troppe munizioni per farmi pensare che sarà tutto troppo, che sarà tutto tranquillo. Ok, bisognerà passare di qua. Queste mi sa che ci servono. Buttiamo un occhio, perché se mi sta tirando dietro tutto sto ben di Dio significa che ci serve, e ci serve anche tanto. Abbiamo visto che, insomma, da qui in poi sembrano essere profondi cazzi da cacare, come si suol dire in questi casi. Bene, salve ragazzi. Dio solo sa quanto mi eravate mancati. Soprattutto quanto mi era mancato fare questo. E soprattutto, contando che non sono nello studio classico di registrazione. Porca troia. Dicevo, contando che non sono nel classico studio di registrazione, quindi senza il vecchio televisore a 1080i, finalmente ci sto giocando a 60 frame al secondo con Doom, ed è una cosa bellissima. Ciao, stronzone! Vaffanculo, non sono riuscito a piazzarlo. Fai da bravo. Incendiami tua sorella, per cortesia. Oh, grazie. E pigliate una pastiglia. Ok, di qua non si va. La musica non accenna a smettere, quindi continueranno ad arrivare. Su, 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 su. Questa cos'è? Catroia è un tranquillone, come sempre. Oh, questa ci serve. E credo sia il caso di lavorare un po' sulla salute, che ci ha un po' abbandonati lungo la strada. Ok, adesso la domanda sorge spontanea e pensavo di non dovermela fare per tutto sto tempo, ma... Oh, ecco qua. Ecco, ho trovato la risposta. Questa è la domanda: dove cazzo dobbiamo andare? Come se... visto! Troppo vicino. Anche qui. No. Non capisco perché riesco a vederli, però. In teoria non erano invisibili, vabbè. Chi se ne frega, sei morto, sai cosa me ne fotte. Ok, immagino che... Sì, questa è la... Ah, un'altra motosega addirittura. Vabbè, ce l'abbiamo già al massimo. Teschiazzo blu. Ed è tutta salute. Oh, salve! Vi faccio morire in tempo record, se non ammazzate prima a me. No, ho sbagliato, qual era? Ok, ci è mancato poco. Oh, su. Tornate a casa da mammina. Questi non ci servono, qui non si passa. Converrà rimanere fucilati in allegria. Che qui dove eravamo prima, mi sa che dobbiamo tornare indietro a questo punto. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thing. Ciao. Vieni qua, vieni, che tu sei pericoloso. Anche se sembra che nemmeno ci stia provando. Bastardo. Upla, risolto. Questo era grosso e faceva male. Ok, ora mi dovrebbe servire il passaggio per tornare indietro.
era? Non era qui, ma chi se ne frega. Vabbè, voi altri a mani nude, come sempre. E contando che vedo velocità, nonché una stanza estremamente grande, facile prevedere chi o cosa verrà a prendermi a pedate nel culo. Peccato che ho intenzione di farmi trovare pronto. Anzi, direi che siamo più che pronti. Ah, ecco anche il teschietto giallo, perfetto. No, bugia, era un interruttore. Porco Giuda! No, no, spostati. Ok, no, vabbè. No, più vicino non faceva. Oh, ok. Che cosa? Ah, erano due. Mi ha lasciato un attimo. Aspetta, se ti piazzo i grandi pugnazzi. Ok. Mamma mia, i grandi casini. Chi è che spara? Cosa sta succedendo? Dov'è, 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 dov'è? Vieni, vieni. Entrato di striscio. Cazzarola, mi devo ricordare che sono troppo vicino. E soprattutto che sono troppo veloce, porca miseria. Chi è? Chi è? Oh, ciao. Aspetta. Devo pensare ai tuoi. No, non ci pensare nemmeno. Oh, grazie. Ah, non gli fa danno, cazzo. Io pensavo. Pensavo li danneggiasse. Gliel'ho mandato addosso apposta. Invece va a fa culo. Aia. Quello invece ha fatto danno a me. Ok, spappolato. Ce n'era un altro, vero? No! Clientela regolare non è vero mai. Mancatissimo. Mamma mia, ma siete troppi, cazzo. Siete troppi! Oh, ecco. Ti smissilo la vita e vediamo se la smetti di rompere i coglioni. Ah, ok. Chiedo scusa, mi ero un attimino addistratto. Vabbè. Oh, cazzo, fuori anche tu! Fuori anche tu! Per caso qualcun altro! Vabbè. Tu hai rotto le palle proprio ancora prima di arrivare. Vabbè, sì, no, poi qualcun altro! Ok, sto per morire. Meglio se applico una strategia più ragionata. Per non dire che sono nella merda fino al collo. Ma di brutto proprio, eh? Ok. Un attimo di respiro, ma proprio Dio solo sa come. Ho visto una saetta fulminarmi, cosa? Ah, giusto, è quella. Mignottona schifosa. Dove è andata? Stiamo calmi. Oh, grazie. Questi simpatici distributori di. Oh. Secondo me è morta. Ah, bello, una leva in mezzo alle fiamme, è proprio comodo, eh. No, qui non c'è nulla. Oh, ecco cos'era. E anche il teschietto giallo l'abbiamo sistemato. Anche se mi sa che mi sono sbagliato prima, non abbiamo preso il teschietto blu, abbiamo preso solo quello giallo. Ok, siamo tornati indietro. Recuperiamo la cosa che non abbiamo preso prima. Non è che avessimo lasciato chissà che. Qui piuttosto magari cose utili ce ne sono. Ok, teschio giallo quindi di qua. Questo? Ah, bello, un. È un. Un sofisticato sistema di specchi e leve, insomma. Eccoci qua. Vedo già un quad damage e mi cago in mano. Perché quando c'è significa che stanno per succedere cose brutte, infatti. Stanno succedendo non cose brutte, di più. Quindi se non vi dispiace io prenderei un attimo tutto quello che è rimasto qua in giro. Merda, il BFG scarico. Però la motosega è bella che è pronta. Quindi se non vi dispiace. Ok. Ok, non basterà mai. Fanculo. Devo recuperare un attimo in posizione. Oh, bene. Allora funziona la doppietta anche con questi. Se eviti di sparare le colonne magari. Oh, rotti i coglioni però, eh. Che cazzo, dai. Ti sembra modo di trattare così i vecchi amici? Bastardo, vieni qua. Perfetto. Cos'è stato? Oh, ancora uno di quei pallettosi pallettoni. Allora, se non vi dispiace.
Mamma mia, come funziona bene la doppietta. Nah, vieni qua, vieni, ci penso io, su. Uno e due. Ciao Revenant, ciao Revenant. Ok, vedo già una roba che mi viene incontro. Nah, sto sbagliando tutto. Ok. Oh, grazie. Questi sì che sono aiuti ben richiesti. Inutile dire che l'ho visto che c'è un quad damage qui, che tra l'altro non è neanche accessibile, quindi significa che mi servirà più tardi proprio. Vabbè. Quindi questo non è neanche il peggio di quello che potrebbe arrivare. Oh. Vai da bravo, grazie. Ecco, si è aperto il quad damage. Cosa sta per arrivare? Altri fottuti Revenant. E io vi crivello. Mannaggia Christopher Lambert se non vi crivello. Aia, quello faceva male. Anche quello. Quello magari no, eh. No, ok, la situazione è un po' complicata. Ce ne sono troppi. Sono effettivamente troppi. E state diventando preoccupanti. Qui ho fatto una minchiata una minchiata spettacolare. Sono incasinaterrimo. Mi serve un'idea al volo. Prendi tempo, prendi distanza. E pensa. Un colpo ogni tanto e nulla più. Se no, la prendo dove dico io. Ok. Tanto volevo farlo dall'inizio. Uno. Salvate le chiappe in extremis proprio. Due. Vabbè, ok, mo mi sono rotto il cazzo, scusa. Scusa, eh. Oh, bene. Mi sa che muori così, eh. Mi sa che proprio morite male. Eppure tu ci passi. E vabbè, te ti ho mancato di un paio di centimetri. Merda, ho finito. Ok, risolviamo. Oh. Magari adesso arriva qualcun altro, vero? No? Grazie. Oh. Direi che sono finiti per adesso. A un certo punto uno non ce la fa. Cioè, uno capitombola proprio a un certo punto, eh. E che cazzo. Recuperiamo questi. Ok. Rialziamoci anche l'ultimo teschietto. E apriamo anche questa avveniristica leva. Ok, cosa abbiamo aperto? Un altro bel casino, ecco cosa abbiamo aperto. Grazie mille, eh. Mamma mia. Veramente, uno non può stare tranquillo proprio. Beh, certo. Cosa facciamo? Non ci concediamo un bel momentino di stracciamento di palle con i pinky, beh. Ok, bella. Mi è piaciuta la derapata che ha fatto. Ok, anche il missile che gli ho ficcato dritto nel culo, soprattutto. No, quello non l'ha preso. Aia, questo mi ha preso perché erano due. No, sono tre veramente, perché c'è anche quello invisibile, bene. Tutto molto bello. Tutto molto divertente. Aia. Pezzo di stronzo. Qua finisce male. No, anzi, finisce peggio di male. Uno non può andare avanti così, ragazzi. Non può. Oddio, ti ringrazio. E ti prendo pure a schiaffoni con la tua coda. Sì, ma stai calmo, cazzo. Mancatissimo. Scappa veloce.
Non c'hai manco il dash, pensate. E non il detersivo. Minchia, meno male che fanno lo sbuffo con la cosa. Fanno lo sbuffo perché sennò non li vedi. Oh. Ecco, stavo per dire, non arriva nessun altro, vero? Io e quella insana passione per il parlare troppo presto. Dove sono? Ok, bene. Ok, è la cazzata di oggi, l'abbiamo fatta. Madonna, devo ricominciare proprio tutto, 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 tutto. Opla. Oh, questi dove erano, scusate? Però non c'erano prima, sono... mi sa che sono rispawnati una volta fatto il continuo. Aia. Ne avevo uno davanti e uno dietro, bellissimo. Un sandwich di morte. Ecco, preso, di striscio ma preso. Allora tanto vale smistilare la vita anche a te. Anche se è molto più probabile che... esatto, prenda più cazzotti che altro. Perché faccio furbizia di secondo nome proprio. Oh. E fuori anche il cazzo di Pink. Sento grugniti, dove siete? No. Ok, a te ti cago il cazzo alla vecchia maniera però. Bravissimo, così. Un cazzottone tra capo e collo. Madonna, l'ho vista. Ho visto tipo la morte in faccia lì. Ecco, invece io adesso l'ho proprio... non solo l'ho vista, l'ho pure sentita la morte in faccia lì. Oh. Beh, mi sembrava giusto chiudere così, no? Mi sembrava proprio il minimo sindacale chiudere non con uno ma con due rompicazzo infernali. Appunto. Ladies and Chamberlain, se sono qui è perché è successo qualcosa. E quel qualcosa è che non so se ve ne siete accorti, ma i video di Doom non stanno andando bene. Nel senso che stanno diventando ripetitivi e se diventano il gioco stesso sta diventando ripetitivo. E quindi mi sto anche un filo rompendo le palle. E se mi rompo le palle io a giocarli, immagino vi rompiate le palle anche voi a vederli. Per questo motivo mi sa che... per questo motivo mi sa che Doom lo accantoniamo un po' a malincuore, perché i suoi momenti ce li ha saputi regalare. Però questo non significa che non ci sarà un'altra serie, anzi... mi sa che ci avremo da divertirci.